Mamma mia ragazzi, mamma mia, che incubo, ok che siamo i rossoneri, il diavolo, l'inferno, comunque è il nostro simbolo, ma non per davvero, cioè, ma io ho vissuto un inferno sta partita, per come si era messa io mi tengo stretto a sto punto che è veramente d'oro, perché davvero ragazzi, ma io oggi ho assistito a qualcosa di alieno, non era umano, era alieno. Comunque, ciao popolo rossonero, benvenuti in questo nuovo video. Pareggiamo meritatamente, anzi meritavamo di vincere, però la SPAL ha deciso di svegliarsi con noi e meritavamo la vittoria perché praticamente abbiamo giocato solo noi, abbiamo giocato solo noi. E se lo merita la spalla di aver fatto autogol all'ultimo, ma se lo merita tutta la vita perché si sono creduti i fenomeni, la Real Spal, ok? Non è la spalla, è la Real Spal, che hanno fatto due tiri tutta la partita, di cui un gol a culo, veramente a culo, e il secondo gol, giustamente, Floccari, 40 anni, non ha fatto nulla nella sua carriera, decide di svegliarsi con Milan e fa il gol della vita. Quello purtroppo non ci possiamo fare niente. Ma comunque, se lo merita la SPAL che ha fatto autogol all'ultimo, ma se lo merita tu, anzi, forse si meritava anche di peggio. Io veramente, ragazzi, ok, è stata una partita disgustosa, però mi tengo stretto a sto punto e si pensa al trittico della morte che ci aspetta. Comunque, primo tempo, due tiri, due gol. Il Milan, praticamente ha giocato solo il Milan e niente ragazzi, cioè, mi sembrava una roba allucinante. Avevano messo praticamente il pullman davanti alla porta e non passavano la palla. Il secondo tempo è stato un calvario. È stato un calvario perché vi giuro, sembrava fatto apposta che c'era qualcuno là davanti che non voleva che segnavamo. Oh, ma è stata una roba allucinante. È stato veramente un calvario. Io a un certo punto a me mi stava venendo a piangere perché ho detto: no, dai, non è possibile, è una congiura. 87.000 calci d'angolo, fossimo riusciti ad sfruttarne uno. La salamacoso, come cazzo si chiama? Io ad oggi ti chiamo salame perché fai schifo. Cioè, sembra di aver rivoluzionato la partita contro la Roma. Stai fatto peggio di Calabria e Conti messo insieme. O avessi fatto un cross decente, anzi forse quello dell'autogol sei riuscito a fare, i calci d'angolo. Ma Dio santissimo, ma puoi crossare sui tacchetti degli scarpini? Ma il cross alto, non sti calci rasoterra, ma che mi rappresentano? Ma che cosa vuol dire quello che ho visto? A me oggi mi sembrava questa partita è la classica presa per il culo, perché non è possibile. Assurda, partita assurda. L'unico che forse si salva, e segnatevelo perché Cristina ve l'ha detto, è Çalhanoğlu. L'unico che ci ha provato, l'unico che ha lottato su ogni palla, è andato pure in difesa. L'unico che ci ha provato oggi. L'unico. E basta. Cioè, Theo Hernandez, io non so cosa gli sia successo, ma grazie, motorini. Grazie. Dicevo, Theo Hernandez ultimamente non so cosa gli sia successo, ma da quando si è fidanzato con quella non sta più giocando, palesemente non sta più giocando. Calabria, l'avrò sentito nominare da Trevisani forse tre volte, basta. Romagnoli e Gabbia, boh. Benasser, partita discreta. E Paquetá, ragazzi, Paquetá, io adesso ufficialmente, che è 1° luglio, cambio idea su Paquetá. È un egoista di merda. Io, allora, i piedi ce li hai pure buoni. Se connettessi il cervello con i piedi, saresti un calciatore decente. Perché devi fare così l'egoista? Ha tirato 12.000 volte fuori dall'aria, avesse beccato una volta quella porta. C'hai più soluzioni, c'hai Çalhanoğlu, c'hai Kessié, c'hai Benasser, c'hai Ibra, c'hai Rebic. Ma perché devi andare alla conclusione in porta se non sei capace? Dio mio, ti odio, Paquetá. Bonaventura mi ha rotto le palle. Basta, Bonaventura non ha strusciato una palla. Assurdo. Rebic oggi ha giocato discretamente, ma ha sprecato troppi palloni. Troppe palle sprecate da Rebic. Ibra sembrava che manco lui ci credeva. Leao, una mezza donna, come camminava Leao, così. Camminava così. Per culo, abbiamo segnato.
cioè non per culo, però grazie a Dio qualcuno ci vuole bene là sopra, abbiamo segnato con Leao. E poi l'autogol, che ve lo meritate, Spal, perché siete una squadra del tutto inutile, cioè io non capisco la vostra presenza in Serie A, fate schifo tutto l'anno e poi vi risvegliate col Milan, sembra, cioè in 10 raga, erano pure in 10, oh, fossimo riusciti a vincerla, però me tengo sto punto strettissimo. Poi l'arbitro, giusto un paio di cosette, non è colpa dell'arbitro, però caro arbitro, praticamente, mo io non voglio fa parole, però Petagna ha preso praticamente i gioielli di famiglia Romagnoli e neanche fallo, va bene. Un paio di cartellini gialli mancavano, ma d'altronde sei di Aprilia, non posso permettermi tanto da te. Niente, regà, mi tengo stretto a sto punto e adesso ci aspetta. Grazie, la regia Treccani mi corregge. E io mi tengo stretta a sto punto, adesso ci aspetta il trittico della morte, che sono Lazio, Juve e Napoli. Io mi sento male, forza Milan.